La mia esperienza di Villa di Serio è stata quella di fare la coordinatrice e poi avere anche la sezione. Gli anni di Villa di Serio sono stati caratterizzati da due fatti importanti. Uno per quanto riguarda la scuola materna, che è la parità scolastica, che a quel tempo erano cose importanti perché la nostra scuola non era ancora paritaria. E questo proponendo il nuovo progetto educativo, il piano dell'offerta formativa, per cui delle cose che la Regione chiedeva che prima avevamo ma non erano bene stilate. Si è sempre fatto la scuola materna bene, e però con i nuovi ordinamenti bisognava appunto fare secondo la legge ciò che ci chiedevano.